Buongiorno a tutti, mi sono appena svegliato, giustamente. Ora, l'unica cosa che posso fare, che devo fare, ma che se posso per me mi mettevo ancora a dormire, maledetta primavera. L'unica cosa che posso fare, devo andare su. E devo giustamente fare colazione e lavarmi soprattutto. E niente, ci aggiorniamo nel video cena, perché giustamente da ora in poi si fanno soltanto i video cena. Quando va a amare. Yamar, ma purtroppo è la vita, almeno così cresce un po' il canale. Ma dai! Buonasera a tutti alla Do Cromo, e come vi avevo detto che abbiamo cucinato il nostro coniglio alla doc. Eccolo qui, il nostro coniglio. Prendiamo il nostro piatto. Guardate che meraviglia. Coscette, non coscette, scusate. C'è le sacce, le zambe, mi sono scordato come si chiama, maledetta primavera, la KJ. E quando la testa gira, gira tutto, con la cipolla, guardate che bella cipolla, adla voxa a sé, a pezzate cipolla, poi non dici da ciaura, ma dai! Vabbè, che poi tanto meglio dell'aglio, eh. L'aglio non ti può neanche avvicinare quando ti mangi l'aglio, non ti può neanche avvicinare. Ma la cipolla è cipolla. Che poi a me, sinceramente, le legumi, cioè, non è che non mi piacciono. Però non tanto vado dietro come una volta. Quando mia madre una volta faceva il calzone di cipolla, quando c'è il calzone con la carne, la cipolla ci metti sempre, dentro la cipolla ci va sempre, no? Io all'epoca lo mangiavo il calzone, ma ora, da quando poverina mia madre è in struttura, in casa di cura, addio chi non mangia più il calzone. Mettiamo un po' di sugo, poi dopo ci facciamo anche una bella scarpettina. Oh, perfetto. Poi le ossa gli do all'amico mio, maledetta sentito, al cane. Ecco qui. Allora, innanzitutto, allora, questo è il piatto che ve lo faccio vedere. Mamma! Bello. Stasera dobbiamo salutare anche perché poi vi do i numeri, tre numeri, maledetta primavera, tre numeri volevo dire, vi do un bel terno da giocare di tre numeri. Allora, un saluto speciale al grandissimo Cischi, Giampaolo Milano, il manager Alessandro, tutti i gruppi, e un saluto speciale a Mattia da Karate, Brianza e Francesco Ungaro. Bene, vediamo inizio alle danze. Ta gran fam, chiamo morto, ma pure a voi, ma dai! Bene, oh, vabbè, la forchetta è qua. Mangiamo già le nostre cipolle alla doc. Cotto e mangiato. Buono. Qui ci sono tanti di quei bei ingredienti
cipolla, olio, sale, peperoncino, chiardi, vino, prezzemolo, ma dai! Arico e mangiata vai con la cipolla. Maro. Ciao Bruce. Questo è un piatto che sono andato a comprare al ristorante e mangiare al ristorante. Niente niente, questo piatto lo fanno pagare 15 euro, minimo. Mi mangio a casa, faccio su, ma dai! Me lo mangio a casa, faccio prima. Ah! Madè! Burò. Da prescello alla zocco romolo, coniglio con la cipolla, che questo si chiama un coniglio alla genovese, ma dai, cotto e divorato. Ma che? Ah, questo sono le spallette di coniglio. Spalletto, cosciccio, ma fai come passi a mangio. La prossima che c'è soldi, ne devo prendere due o tre conigli lunghi così. Li faccio pezzettini e li congelo. Così me li tengo. Adattiamo. Madre, buonio, che bello con il guagno, Madonna, beh, come sta? Fresco. Madre. Buono. Gesta come sempre. È vero, gesta. La notte è sveglia e il giorno riposa. Boh. Che li capisce i gatti? Però non dà fastidio. Non mi ha fastidio per niente il gatto mio. È una bella cucciolotta, perché lei è piccolina, cioè deve fare 5 anni, 4 anni ho fatto. Madè! Madè! La carne, bianca bianca. Madè! Vale. Poi mi devo dare un bel terno da giocare. Con la speranza che vincete. E poi mi fate un bel regalo con il cuore. Non di soldi. Pure pulp. Ma dai! Facciamo un bel pulp. Mamma, come mangiare. Madè! Voi dite, ma perché non li vai a giocare i tuoi numeri? Magari, siccome lo trovo, ci appurisco al nome. Siccome non ne ho, li faccio giocare a voi i numeri. Ma dai! Quando ti do il nasec, ti do il diavolo, il paparoncino, siamo la gela centrale. Madè! Madè, alla salute. Madè, quando è fresco mi ritrasso. Stamattina, scusatemi, stamattina sono andato a vedere se stavano i funghi. I funghi ci sono, sì.
tutti ammuffiti, tutti marci. Dovevo andare prima a farli, ma che ne sapevo io? I funghi mica ti avvisano quando è. Ma lo so, un centro speciale a Capotreni. Allora, la settimana prossima dovrebbe mettere la luna nuova, è la luna che comanda. Quando cambia la luna ci sono i funghi. Male. Stamattina di sfuggito volevo fare la foto, ma non ho fatto in tempo a farla. Mi sono passati davanti tre, come si chiama? Tre renne. Ah no, scusatemi, tre caprioli. Erano belli. Uno era piccolino, poteva andare sui 20-30 kg, ma gli altri erano grossissimi. Tenere, potessero mamma, papà e figlio. Quelli come li fai a prendere? Quelli non tu che li devi sparare, ma io non mica so il fucile quando vado a caccia, io non ce l'ho il portatili. Me lo vuoi prendere? Madre! 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 No, non puzza, ma... né di ciò, né di ciò, di niente, di nessuno. Puzzo di natura, odore di natura. Ma dai! Buono, c'è da fare, da fare un bel ciclo, non lo so, come ho fatto pure, come ho fatto ieri sera. L'estate, diciamo che l'estate è quasi in fine, in base di finitura, perché non va più che l'inverno. Con l'inverno ci sono tante cose da ottenere, il freddo, il calduccio tra le coperte, la stufa pochata, che non ce l'ho, la stufa non ce l'ho, cioè la stufa che ho io è piccola, cioè io vi faccio vedere com'è, ma siccome qui sotto non ce ne stanno, allora spero che faccia un po' di soldi così almeno ci prendiamo la stufa nuova. Guardate Jessica dove sta, nel mio letto che dorme. Jessica dorme, Jessica? Dorme nel mio letto. Bella papà. Jessica? Lei dorme sempre, lei. Questa è la stufa che ho io, guardate. Piccolina. Che testa macinata. Che testa, guardate, nessuno pacciato. Se non ti sono pacciato, quella fa così. E questa qua consuma. Ah. Però mio padre non è che me la faccende, però l'ho fatto. Io me la voglio prendere una stufa nuova, ma quelli che non consumano assai, quelle ecologiche che fa la luce, che ti riscalda, però purtroppo, voi dite, ma quella non costa assai. Se sta, io ce l'avevo, la pagai 15 euro, non è per le 15 euro 20 euro, io sto una triste. Io se avevo 15 euro nella tasca, sai che cosa facevo? Prendevo la spesa per il canale. Per farvi, perché questo è un canale, maledetta primavera, questo è un canale, non più, cioè non più, questo è un canale che posso fare sia un video divertenti e pure il video cena o un video pranzo. E niente, mo questi video da oggi poi faremo sempre video cena per un po' di tempo, poi più là cominceremo a fare i pranzi e cena. Ma purtroppo vediamo un pane scolierà, maledetta primavera. Ecco qui il nostro pane che dobbiamo fare la scarpettina alla doc. Madre, 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 questo mese
Mi vengono a trovare tra questo mese, fine mese e il mese prossimo, all'inizio di ottobre. Mi vengono a trovare parecchi fans, fratelli delle tenebre e tutti, ma dai! Madre, buono, per troppo piccante, ma hai detto a me che sto mettendo il peperoncino. Male. Non è più, va. Basta, basta. Voglio la capa G. La capa G. Oh, dai! E quella capa G. Agila a te. Bene. I numeri per giocare domani sono Terno, eh? Questo è un Terno. Lo potete giocare a Venezia. Ce ne state! Ce ne state! A Roma, buono, ce ne state! 37, 40, 80. Ripeto, Terno. 37, 40, 80. Bene. Mi raccomando, chi non è iscritto ancora sul canale YouTube, alla Docco Romolo, iscrivetevi. Chi non è iscritto ancora sulla nuova pagina Facebook alla Docco Romolo, iscrivetevi. E chi non è iscritto ancora su Instagram alla Docco Romolo, iscrivetevi. Io vi ringrazio, vi auguro una splendida serata a tutti e ci aggiorniamo domani. Non lo so se domani facciamo pranzo e cena o facciamo cena. Ce ne sta! Ce ne sta! Ce ne sta! Vi voglio bene.